Io dico e penso che hanno compiuto un solo errore i terroristi, uno solo, ma l'hanno compiuto, quello di far scoppiare la bomba a Bologna. Ragazzi non sanno niente, sono all'oscuro, tanti sono all'oscuro di queste vicende giudiziarie, del terrorismo. Cosa è successo a Bologna il 2 agosto dell'80? È scoppiata la bomba in stazione ferroviaria, provocando 85 morti. Sai chi è stato a mettere quella bomba? Le Brigate Rosse. Era delle Brigate Rosse, non sono sicuro. La Brigata Rossa? Ci sono state diverse robe, prima hanno dato la colpa alla banda della Magliana. Non si è mai scoperto davvero chi è stato, quindi è una... bisogna prendere le cose così come sono. So che c'è stata un'inchiesta piuttosto spinosa. Inchieste che ho visto, diciamo, quelli di straforo per televisione, non sembra che tutti i conti tornino. Cosa è successo? Non mi ricordo. Ah, è fuori stazione. Mi ricordo solo che erano state colpevolizzate per far parte della massoneria e deve aver aiutato le Brigate Rosse. Come fai a sapere che sono state le Brigate Rosse? Dove ti arriva? Diciamo che nei giornali si dice questo, insomma l'opinione comune si dice che siano state le Brigate Rosse, appunto. Non... So che sono stati condannati alcuni fascisti, però non credo, cioè di sicuro la certezza non c'è. Ti hai parlato di questa cosa a scuola, ad esempio? Non l'ho ancora studiato a scuola, ma mi piacerebbe sapere com'è andata veramente questa storia, cioè è una cosa che ci tocca da vicino, quindi. Molti giovani oggi non sanno lavorare perché non fanno niente, perché non è stato insegnato nulla. E questo è il fatto. Scuole per un lavoro potrebbero istituirle. L'avevamo istituito noi durante il periodo fascista, si chiamavano littoriali del lavoro, littoriali dello sport e littoriali della cultura. In un paese così, in un paese di questo tipo, bisogna individuare le cause e le responsabilità. E le cause e le responsabilità stanno in chi ha lavorato per tanti anni contro la gente in Italia. Io penso che la colpa di questa cosa qui non sia dei ragazzi, ovviamente, sia nostra, che non gliel'abbiamo raccontata così bene questa storia e non continuiamo a raccontargliela così tanto quanto dovremmo. Questa piazza è ancora oggi, come 30 anni fa, solidarietà e democrazia. Grazie.